estate 1985. Siamo a Città di Castello, centro di antiche tradizioni culturali, in occasione dei corsi di perfezionamento musicale che si tengono annualmente in questa storica città umbra. Abbiamo preso ad esempio questa singola manifestazione per renderci conto di che cosa siano i corsi di perfezionamento e che cosa essi rappresentino per i giovani musicisti che si accingono a intraprendere la loro carriera. Certo, la realtà della didattica musicale italiana è ben più complessa di quanto si possa evincere da questo breve documentario. Tuttavia, il vedere all'opera dei docenti musicisti di fama ed esperienza internazionale può servire ad illustrare i molteplici aspetti tecnici e artistici di questo particolare insegnamento. Corsi di perfezionamento in estate in Italia ce ne sono moltissimi, naturalmente, lo sappiamo tutti. Qual è la validità di queste manifestazioni? Come si inseriscono in questa realtà musicale italiana, in questa realtà didattica, i conservatori, eccetera? Un vostro parere? Lo chiediamo al maestro Filippini che sì, poi tutto sommato. Sì, evidentemente si parla con un certo imbarazzo di questi corsi di perfezionamento perché forse sono sorti in maniera enorme. E forse non tutti si giustificano come dovrebbero. Naturalmente questo fenomeno nasce da una necessità. Evidentemente c'è una sfiducia sui conservatori, che come sappiamo rappresentano una realtà inadeguata ormai per la musica in Italia, e quindi questi ragazzi, soprattutto alla fine degli studi, si trovano carenti di certi elementi e cercano una guida che non riescono a trovare appunto in queste strutture dei conservatori. E allora si rivolgono, c'è una grande domanda per questi corsi di perfezionamento. Sì. Sì. Affiancate ai corsi di perfezionamento stanno nascendo in Italia anche alcune importanti accademie. Già, appunto, mi pare che il maestro Asciolla è uno dei docenti dell'Accademia di Perfezionamento, dell'Accademia finalizzata alla musica d'insieme, che si creerà qui a Città di Castello, insieme con la Mariana Sirbo, con Franco Rossi, con Salvatore Sciarrino e con Angelo Persichilli. Sì. Dino, secondo te queste accademie come potranno supplire a quelle che sono ormai le perenni carenze dei conservatori italiani? Mi pare che questa sia la cosa più valida, perché intanto ha una continuità che non è simile a quella dei corsi brevi, che possono servire così come incontro per far musica, eccetera, e invece per una continuità, per un miglioramento proprio tecnico dello studio e poi con la finalità della musica insieme, e pensando poi al ricambio che è necessario per l'orchestra, mi pare che sia l'iniziativa più valida che si è potuta fare. Esatto, sì, appunto c'è questo problema di continuità, e vorrei mettere l'accento sull'elemento che ha accennato, cui ha accennato Dino, cioè il problema della professionalità di questi futuri musicisti, e quindi il fatto che loro non debbano essere soltanto istruiti a diventare degli Heifetz, e evidentemente fatalmente degli Heifetz mancati in gran parte, quanto piuttosto a diventare dei musicisti capaci di far fronte
con la piena preparazione a quel che loro si richiede, cioè suonare in orchestra, certo, insegnare, certo, suonare musica da camera, suonare con gli altri. Non bisogna dimenticare che per gli archi il destino è quello di suonare con gli altri, anche per un solista. Sì, sì. Comunque la necessità poi affiora ormai palese, perché in Italia non abbiamo, tristemente lo dico, non abbiamo più orchestre competitive, insomma, nonostante i 60 conservatori. Quindi questa è una realtà, non è che si... E nonostante i talenti indubitabili. I talenti, che no. Tanto è vero, vedi l'interesse ai corsi, e poi quello che notiamo noi con i giovani, che contrariamente a quello che si potrebbe immaginare, sono interessatissimi, sono disponibilissimi ad approfondire, a studiare la musica in un modo anche nuovo, forse carenti sempre di tecnica, di preparazione, di impianto, però vorrebbero, no? E manca. E per questo dico che l'idea delle accademie, che ha una continuità di 8 mesi, 9 mesi, insomma, mi pare che potrebbe essere veramente un po' la salvezza, ecco questo. Il punto culminante della seconda parte dell'Alemanda nel primo tempo è dalla battuta 41 in poi, che c'è questo cromatismo. Vuoi riprovare ancora? Almeno la prima parte, poi casomai te la faccio ascoltare io. Il colore del suono è un pochino uguale, cerco di fare differenza tra... Senti, queste note devono avere un altro colore, un altro peso di suono. Più leggero la parte acuta, più rotondo, più bella la nota. Una domanda un po' scontata, ma secondo voi per quale ragione i ragazzi italiani preferiscono non suonare nelle nostre orchestre? È una questione, secondo me, di cultura anche, è una questione di, appunto, è un retaggio del virtuosismo, quello che diceva Filippini, cioè che nei conservatori ancora oggi c'è la mentalità che devono diventare tutti paganini, insomma, sì. E quindi è carente l'istruzione musicale, è carente il piacere, l'avvicinamento alla vera musica, che è poi quella, sì, musica da camera, e quindi la musica sinfonica, e quindi suonare in orchestra. C'è anche un meccanismo tautologico, cioè le orchestre, essendo di bassa qualità, un elemento buono tende a non più desiderare di far parte di un organismo, ma un'orchestra buona probabilmente attirerà anche degli elementi buoni. Certo, certo. C'è un degradamento, certo, una degradazione. È esattamente questo, sì, esattamente. No, è bella battuta. Sì. È dal suo accordo, sai. Bene.
fioro canta, canta. Tutto questo, vedi? Qui è titolato. Tre battute di diminuendo e rallentando sarà leggero, rallentando soltanto prima della quarta battuta, cioè la fine della terza, non rallentare la fine della seconda, se no si uccide questa, la linea delle tre battute. Fai direttamente. Sì. Sì. Crescendo puoi sostituire, mettere il terzo dito che vibrerai meglio sul mi, no? mi col terzo dito e poi la. Bene, adesso siamo arrivati alla ripresa, mi piacerebbe forse sentire dall'inizio per la grande linea. Parla tanto di inserimento professionale, ecco che in questo caso l'inserimento professionale non è programmato e quindi, malgrado la funzionalità di certi corsi di perfezionamento, la creazione delle varie accademie, che cosa potrà poi accadere alla fine di questi trienni o quadrienni da parte di queste formazioni che dovessero costituirsi? Perché sappiamo bene che un trio o un quartetto lo si deve poi far suonare, cioè deve, attraverso l'attività, deve formarsi, sì, e perfezionare. Ma io credo che se la qualità si raggiunge una certa disponibilità c'è, perché le società di concerto in Italia sono aperte e sono funzionanti, non sono, sì, le società di concerto. Ma quello che diceva appunto Bandini è che poi deve trovare lo spazio, cioè deve trovare la sua attività, deve trovare una rispondenza in una situazione culturale che gli dà la possibilità di svolgere la propria attività, se no a un certo punto si forma un trio, si forma un quartetto, un'orchestra da camera, sono bravi, le accademie le hanno formati bene, dopo che fanno? Uno va a insegnare a Messina, un altro va lì, quell'altro, poi si incontrano una volta al mese e risuonano insieme. Certo. Voglio dire questo adesso per portare l'esempio proprio terra a terra, perché finora è così.
Quindi dopo ci vuole qualche cosa che dia spazio a questa attività e quindi... Allora, dobbiamo leggere uno di questi libri, dei quattro quartetti. Mi pare che volete leggere il maggiore, il 285, no? Sì. Tu mi dovevi domandare qualcosa? Sì, c'è questo attacco, non so se lei vuole un tempo molto brillante, se dobbiamo pensarlo in due oppure in quattro. Non ho in quattro, assolutamente in quattro. Quattro, abbastanza brillante. Comunque adesso vedremo quando si suona, credo che sia abbastanza facile staccare il tempo per te. E poi quello che mi raccomanderei è di mantenere il tempo in tutti i suoi aspetti, che siano dolci o di carattere tipico, mantenere il più possibile il tempo. È un Mozart abbastanza semplice, devo dire, però l'ho sempre... abbastanza delicato, ecco. E Dominique, ci vuoi capricciosi? No. Ça va? Ça va? Ci vuoi differenza? Piano? Sì, parce que c'est avec l'accent ici. Mais toujours piano. Benissimo, allora... Non ci resta che leggerlo, iniziare, eh? Va bene? Allora, Mauro, tu vai lì adesso e lo ascolti, eh? Va bene? Così potete anche iniziare, poi sentiremo andando avanti. Piano. L'accento un po' di più e poi piano il resto della frase. Abbiamo già detto, Piano. C'è un'altra volta. Il picchio forte adesso quando suona lui. Allora. Piano, quattro volte piano, con un accento espressivo. Vieni, ancora. Secondo voi ci sono degli allievi all'altezza di potersi inserire in complesso di questo genere? Ci sono, penso di alcuni sì. Ci sono. Se dovessimo fare un sentetto di Brahms... Uno o due elementi, certo. Ci sono. E questa sarebbe la migliore scuola. Questa è la migliore scuola, senz'altro. Anche a livello di concerti e programmi? A livello di concerto da festival, senz'altro. Mescolati così. Quindi noi ci troviamo sempre in una situazione di dover supplire, tornando all'inizio della nostra conversazione, di dover supplire alle carenze delle istituzioni e soprattutto degli ordinamenti di studio dei conservatori, di come funzionano poi questi conservatori. Perché nei conservatori ci sono anche eccellenti strumentisti come insegnanti, i quali potrebbero fare dei concerti insieme agli allievi. Questa formula degli incontri musicali potrebbe essere sviluppata a livello didattico. Sì, naturalmente il conservatore bisogna dividere in due il problema della formazione dei conservatori. Gli studi, diciamo, elementari e poi il perfezionamento. Il conservatore abbandona i ragazzi a un momento della formazione in cui questa non è conclusa, insomma, senz'altro, quindi c'è il perfezionamento e in più la formazione elementare non è buona, il discorso sarebbe molto lungo e da rivedere tutto, perché la confusione è nata quando la scuola media è entrata nel conservatorio, questo si sa, non è che io faccio un'osservazione adesso che è tardiva,
Ma voglio dire, è nato la scuola media nel conservatorio e ha portato alla confusione, cioè dire, il conservatorio è diventato una scuola media con una certa infarinatura musicale, mentre avrebbe dovuto essere il conservatorio rimanere, ecco le accademie che nascono a supplire questo. La scuola, quando ha già selezionato gli elementi perché possono andare a suonare in orchestra o fare i concertisti, e poi insegnare semmai la musica in tutte le altre scuole come materia formativa e come materia di cultura. Via le triple cross, titta, titta, di lì. Voilà. E poi la tre, pa, 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 la tre, 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 a tempo. La stuzza da titito, via le vibre sans écraser avec la chaîne et que ça respire, ça peut da titito, ça, 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 un petit peu étouffé. Deuxième fois, ti 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 ti, plus intense la deuxième fois, ti da ti da da, un peu de portato sur les quatre double croches. Ça, vous avez joué la deuxième fois comme la première, n'est-ce pas? Alors ça, hein? Oh, siete stato aperto alla moitié supérieure, tre là, ti ti da 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 ti, tre chanteto, ti ti da la moitié inférieure, c'est pas non? Et si, faites donner tout la chaise sur le pas, fa, mi, re, do, et après restez à la moitié supérieure. Mm-hmm.
In un'attività artistica così particolare come può essere l'esecuzione musicale, solo l'esperienza diretta, a contatto con il pubblico, può costituire il vero momento di verifica delle capacità effettive del singolo musicista. Ma l'insegnamento conserva una funzione fondamentale e proprio per questa ragione deve essere svolto con particolare accuratezza e sensibilità. I problemi che sono stati appena sfiorati in questa breve carrellata sono tanti. Noi ci limitiamo a far notare solamente il fatto che al di là dei conservatori, istituzioni musicali come l'Accademia Chigiana a Siena, i corsi di Sermoneta, Fiesole, Città di Castello, eccetera, solo per citare alcuni esempi, sono diventati luoghi dove ogni anno confluiscono i migliori esponenti delle nuove generazioni musicali per vivere un incontro non solo didattico, con futuri colleghi e illustri docenti. Corsi di perfezionamento, quindi, come punto di partenza per proiettare nel futuro i valori e le tradizioni delle scuole musicali. Piano, no, c'è il piano.